Grazie di essere venuti. Non ho mai mollato, sebbene ci siano stati anni in cui sia per la pittura che per gli spettacoli c'era veramente da decidere di cambiare lavoro, ma io non ce l'ho fatta perché sapevo che la mia dose era questa e l'ho portata avanti grazie anche all'aiuto di tutti, però alla fine, quando proprio sembrava che il mio messaggio sia di trasformista che di pittore non venisse recepito, tutto è cambiato e con le prime mostre un po' più importanti, poi la Livorno, così la prima a Verona, i primi critici importanti che si sono avvicinati alla pittura, mi hanno dato il coraggio di recuperare tutto quello per cui avevo anche vissuto. Tra l'altro prima hai citato la scuola, qui c'era anche una mia insegnante del liceo dove facevamo pittura, scultura, eccetera, anche vetrata, sono contento, nonché i miei colleghi, compagni di classe di allora, quindi sono felice anche per questo, insomma, essere arrivati a far conoscere più persone possibile quello che era Ok, il mio super. messaggio, che poi non è altro che interrogarsi su cosa voglia dire essere umano. Questo è il punto, cioè, non lo so nemmeno io, però le figure hanno sempre raccontato l'essere umano che cerca di capirci qualcosa nel mondo, sia perché sono influenzato dal fatto che, essendo curioso, studio i personaggi, li replico, non so per quale motivo, così andando proprio a scavare nell'animo la loro vita, sia perché poi questa scorpacciata di umanità che faccio la devo per forza poi rigettare, per dire una parolaccia, sulle opere, quindi viene fuori tutto quello che ho accumulato, essendo curioso di come è fatto l'essere umano, di cosa ci sta a fare al mondo. Però qui ci sono dei critici, magari la spiegheranno meglio. Una battuta. Era una battuta. No, senz'altro, ho letto cosa è scritto, ci capisci abbastanza. No, ci capisci? Tutte le parole.